Buongiorno di nuovo, siamo con non Alessandro Manzoni, ma con Petro Scheramidas, che è il direttore della scuola Alessandro Manzoni, che si trova a Corfù, in Grecia, ed è stato uno dei primi insegnanti, una delle prime scuole ad aver usato Via del Corso. Quando? Nell'estate, a partire da settembre del 2017, però già i primi video erano arrivati durante l'estate. Abbiamo avuto questa fortuna, diciamo, questo onore. Reciproco, perché lo dobbiamo dire a chi ci ascolta che siete state una delle prime scuole nel mondo a sperimentare Via del Corso, prima ancora di che fosse pubblicato, e ci avete mandato il vostro feedback, i vostri commenti, per cui vi ringraziamo, perché poi abbiamo anche preso in considerazione, abbiamo fatto delle modifiche nell'ultima revisione, quindi grazie mille. Siamo noi che dobbiamo ringraziare dell'onore, naturalmente. Ok, quindi la mia prima domanda è, siete una scuola con una lunga esperienza, come mai e perché avete deciso di passare a Via del Corso? Allora, Addirittura, se posso aggiungere, vi siete fidati appena, anzi prima che il libro uscisse, no? Quindi vi siete fidati di noi. ad essere sincero, in realtà cercavamo un manuale di questo tipo. Sì, ma lo si cercava già dal 2012-2013, che poi non c'era il mercato. Finché, ecco, ci siamo imbattuti nel 2017 su questo manuale, abbandonando il manuale che adoperavamo prima, non perché non funzionava, ma quando si lavora sul manuale per tanto tanto tempo, poi alla fine ci si stanca. Quando abbiamo poi visto i primi video, abbiamo visto come è sistemato il libro, niente, io mi sono convinto subito che la carta forte ed è quello che serviva alla nostra scuola, praticamente. Quindi niente, l'abbiamo adoperato e niente. Forse abbiamo deciso un po' di istinto, però qualche volta l'istinto funziona, ecco. È vero, anzi, ci avete messo anche un po' di pressione, ma quando arriva la 2, ma quando arriva il B1, che abbiamo finito, dobbiamo andare avanti, se ti ricordi, no? Sì, ma in realtà adesso a distanza di tempo tutti i nuovi progetti, tutti i nuovi manuali hanno una tempistica o bisogna adattarsi oppure bisogna aspettare quando l'opera sarà completa. Allora, ok, hai detto che quello che vi ha un po' conquistato all'inizio erano i video, eccetera. Adesso, dopo tanti anni, avete usato tutti i livelli. La cosa che intanto a voi, a te e a voi come insegnanti piace di più, qual è l'aspetto del manuale? Allora, l'aspetto che piace più a me, penso anche ai miei studenti, è il fatto che riesce a concentrarsi sul fatto della comunicazione. È il nostro obiettivo primario. La nostra scuola ha adotta come filosofia quella di imparare, di insegnare agli studenti, di insegnare agli studenti a parlare italiano. Gli studenti che arrivano qua, naturalmente, sono studenti di varie categorie. Arriva lo studente che chiede solamente un certificato. Arriva lo studente che è innamorato dell'Italia, ha fatto l'ultimo viaggio, non ha parlato italiano. Quindi tutte le tipologie degli studenti, però, secondo me, quello che accomuna tutti, anche lo studente che non lo sa, è il fatto di usare la lingua, parlare la lingua. Ecco, questo manuale ha tutte le carte in regola per poterlo fare, secondo me. Quindi l'approccio comunicativo Sì. non esagerato, secondo noi, no? Sì,
non esagerato, perché sicuramente ci sono anche gli elementi di drammatica, sono anche gli elementi, diciamo, più tradizionali, la parola tra virgolette, non mi piace questa parola, però sono gli elementi più tradizionali di un manuale, però è un libro interattivo, è un libro che usa tutti gli elementi multimediali oggi disponibili. Oggi i nostri studenti adulti, parliamo di una fascia di età che va dai 18 fino ai 35-40 anni, ormai è una generazione multimediale. Ci sta sui multimedia, quindi il fatto di poter offrire un programma di questo tipo, che lo studente poi torna a casa, rivede e rivede il video tutte le volte che vuole, o ascolta l'audio che ha ascoltato magari in classe, pratica, che cosa fa? Lo mette in condizione di tornare poi alla lezione seguente e di usare la lingua, provare almeno, no? Sbagliando, ma almeno parla. Stimolato, sì, Sì, e poi motivato. certamente il famoso filtro affettivo, eccetera, eccetera, perché poi se uno comincia in classe, noi abbiamo gruppi molto ridotti, lavoriamo con gruppi di 4-5 studenti. Quindi quando uno studente, quello più coraggioso, comincia a parlare, qui in classe di solito succede dopo i primi 2 mesi, dopo i primi 2 o 3 mesi comincia già a parlare, spiccicando quel italiano elementare naturalmente, però per lui è tantissimo. Cioè il fatto che lui riesce a comunicare è tantissimo. Invece per quello che riguarda la lingua passiva, cosa riesce a capire? Lì andiamo molto bene, perché riesce a capire subito. La lezione si fa in italiano direttamente, il greco si usa pochissimo, solo i primi periodi, i primi giorni, giusto perché l'impatto non sia così forte, perché non dimentichiamoci che molta gente arriva da esperienze di altre lingue che sono molto più classiche, quindi quando si imbatte su una realtà che poi l'insegnante il primo giorno parla italiano, è un certo shock, È uno diciamo, no? shock. Ora che dici che gli studenti hanno già studiato altre lingue, ricordo, mi è rimasto proprio impresso il commento di un tuo studente, forse non te lo ricordi, che ti ha detto: io ho imparato 3-4 lingue, ma mai con un approccio così interattivo, con una storia. Non so se te lo ricordi. Me lo ricordo benissimo, e poi ti dirò una cosa, Carlos, che me l'avranno detto più persone, che il nostro metodo qua è diverso rispetto a quello che hanno fatto in altre, ma anche adesso, no? Non parliamo di persone che hanno studiato, non so, inglese 15 anni fa, adesso studiano italiano, ma ragazzi che magari hanno studiato francese, non so, 3-4 anni fa, e qui invece trovano un metodo molto più adatto alle loro esigenze. Ripeto che la loro esigenza, anche dello studente che non lo sa, è quello di poter comunicare, poter parlare. Certo. Senti, oltre alla storia che poi parleremo un po' anche delle 4 storie, oltre alla storia che da quello che mi hai detto generalmente piace, motiva, coinvolge, gli altri aspetti di via del corso, l'umorismo, le attività di problem solving, i progetti, queste cose vengono apprezzate dagli studenti, le svolgono? Allora, sì, vengono apprezzati, ad essere sincero, una buona parte dei progetti non siamo in grado di poterli portare avanti. Perché? Perché i nostri programmi sono ridotti. La gente che viene qua ad iscriversi e imparare italiano è gente che può seguire massimo un programma di 2 o 3 ore alla settimana. Quindi diciamo che, avendo a esposizione un tempo così ristretto, le ore sono pochissime,
Molti dei progetti si fanno o a casa, invece si lavora tantissimo sulla piattaforma idee, non abbiamo parlato ancora di questo elemento, secondo me, fortissimo. È quello che mancava e poi è arrivato, ed è una carta molto forte perché porta lo studente alla condizione di poter continuare lo studio a casa, e quando dico studio non nella maniera tradizionale, ma giocando magari o ascoltando. Considera che degli studenti, poche settimane fa, degli studenti che ora portano avanti il quarto libro, B2, mi hanno chiesto dei podcast adatti al loro livello. Gli ho detto sì, ti posso dare una mano, però il mio consiglio è quello di ritornare un pochino sulla piattaforma Idee, che secondo me meglio si adatta alle loro esigenze. Perché? Perché il panorama del vocabolario è familiare, sono le frasi che noi. Però intanto niente, passo del materiale extra anche se mi chiedono dei podcast. Non so che altro dire. Senti, tra i quattro livelli, visto che il tuo li hai usati tutti, qualche preferenza per quello che riguarda te o per quel che riguarda gli studenti, quale piace di più? Bene, secondo me piacciono tutti, non ce n'è uno. Ci sono studenti che sono innamorati di Gianni. Questo tizio È un incredibile, personaggio proprio. è un personaggio proprio, sì. Incavolati con Ferrara che non sparisce mai e torna e Nel ritorna. primo e nel secondo, sì. Sì, niente, è una storia che coinvolge tantissimo. E Telis, quello che riesce a fare è riesce a spostare, secondo me, il baricentro, lo porta, ma poi in maniera che lo studente non si rende neanche conto. Porta il baricentro sulla storia e lo studente, senza neanche rendersene conto, impara che poi è quello che dovrebbe fare ogni professore. Cioè, non è Esatto, facile, quello naturalmente. che Krashen chiama the rule of forgetting, certo. Chiaro, rendere la lezione un incontro interessante, non un lavoro. Perché tutti gli studenti, anche quelli più zelanti, anche quelli entusiasti, che arrivano il primo giorno, non si preoccupi, studierò tantissimo, voglio imparare, eccetera, eccetera, ma poi il carburante prima o poi finisce. Esatto. La motivazione deve essere costante. Molti Esatto. insegnanti dicono che la motivazione è una fase, non è una fase. Tutta la lezione, ogni singola attività, ogni singolo input deve essere supportato da dosi di dopamina, di motivazione. Discorso lungo, posso Hai detto dilungarmi. correttamente, deve essere supportato. Allora, io aggiungo che prendiamo un professore con le migliori intenzioni, uno che è veramente bravo. Se non verrà aiutato dal manuale giusto, allora non può fare quasi niente. Perché la buona volontà non basta. Quindi ritorniamo al discorso del buon manuale fatto bene, della piattaforma. Per supportare prima di tutto i colleghi Esatto, e esatto. poi giusto. Senti, un'ultima domanda. Cosa consiglieresti a un collega che sta pensando di usare, se usare o meno, Via del Corso? Allora, io gli consiglierei prima di tutto di vedere il manuale. Secondo me conviene
comprarlo, chiederlo addirittura, lo può chiedere, mi sembra, no? La casa editrice, e vedere un pochino come funziona, ma metterci un po' di tempo, cioè non sfogliarlo, ma metterci un po' di tempo. Un bravo insegnante, come si dice in italiano, uno che ci sa fare, si renderà conto che è un manuale che funziona. E gli darà una mano a svolgere il suo lavoro meglio e con maggiore facilità. Grazie, grazie molto Petro. Allora, buon lavoro. Anche a te, aspettiamo la nuova forma della piattaforma, non so quando sarà pronta. Arrivano delle sorprese anche per quel che riguarda Via del Corso, ma ancora è Allora, presto. saremo in attesa allora, ok. Grazie caro, arrivederci. Arrivederci.